E bentornati su No ammazzo e bentornati nella rubrica Tartarughe Ninja. Oggi non parlerò con voi di fumetti. Di solito non faccio eh, video extra, narrativi, però alle fiere di solito faccio a volte un resoconto della mia esperienza. In questo caso, per più di una ragione, vorrei parlare con voi della mia prima esperienza alla fiera Umbriacon a Bastia Umbra in provincia di Perugia a 15 minuti eh, di macchina o di mezzi da Assisi per intenderci eh, nonché la prima edizione quindi non solo la mia prima volta all'Umbriacon ma proprio la prima volta eh, della fiera Umbriacon eh, e perché dite voi un bergamasco dalle montagne è eh, sceso Fino in Umbria per una fiera, quando ci sono fiere ovunque, per esempio in questo momento molti di voi probabilmente, mentre il video sta uscendo, saranno a Novegro, eh, a, a due passi da, da Milano, vicino all'aeroporto di Linate. Perché io sono sceso fino in Umbria? Come potete aver intuito dall'intro di questo mio video sono sceso fino in Umbria eh, per la presenza di un autore molto importante per chi ha visto i miei altri video sulle tartarughe ninja comunque i video eh, più prossimi alla mia partenza stavo avvisando che sarei sceso per incontrare Kevin Eastman uno dei due creatori delle tartarughe ninja eh, insieme a Peter Laird che ormai diciamo è fuori dal progetto si è tra virgolette è andato in pensione, se così si può dire, anche perché è un po' più anziano di, di Kevin Eastman. Eh, è stato appunto il creatore delle tartarughe ninja. In quello che era il loro garage, eh, e che poi è diventato la Mirage Studio, potevano chiamarlo Garage Studio, hanno creato questi quattro eh, mutanti adolescenti che praticano il ninjitsu. Eh, sono stato davvero emozionato a vedere l'autore di uno degli idoli della mia infanzia, eh, ovvero le tartarughe ninja, una persona che ha contribuito a creare dei fantastici ricordi, ovviamente eh, ricordi che sono potuti arrivare a me anche grazie a, ai miei genitori che mi hanno comprato, come avete visto all'inizio del video, eh, molti giocattoli delle tartarughe ninja, eh, tra cui appunto vi mostro i cimeli che ho fatto autografare, il mio Primo personaggio delle Tartarughe Ninja è stato Michelangelo e qui è autografato da Kevin Eastman, ora non è questo, quello con cui giocavo perché quello con cui giocavo è stato distrutto in più modi, però ne ho trovato uno simile gratuitamente, tra l'altro, proprio l'ho trovato in giro, è la prima versione con la testa molle come potete notare ed è ora nelle mie mani autografata da Kevin Eastman e anche con la cintura mancano le armi, provvederò, sto provvedendo a riportare in auge un attimino queste cose soprattutto dal momento che ora sono state firmate e poi e penso di essere stato uno dei pochi ad aver fatto firmare il furgone delle tartarughe ninja il party wagon come lo chiamavano in America a Kevin Eastman, so che ci sono delle firme degli, degli attori che hanno interpretato Le Tartarughe Ninja sul tettuccio del furgone, ma finora la firma di Kevin Eastman sul furgone non l'ho mai vista. E nonostante come avete visto nelle foto all'inizio, eh, ho portato solo il tettuccio perché con 10 ore di pullman non, mi, non avevo molto spazio per portare tutto il furgone, eh, il mio furgone è ancora... Totalmente presente, anche se come vedete ha bisogno di una restaurata eh? mi servirebbe un donatello che mi aiuterebbe a sistemare questo furgone. Però, c'è ancora tutto. È in progetto il restauro, adesso che è stato appunto autografato eh, dal creatore di tutto questo fantastico mondo, quindi presto magari farò, eh, tra, tra qualche mese magari farò un video dove vi mostro eh, questo furgone completamente restaurato. Dico due cosette ancora sul furgone e poi passiamo a parlare proprio della fiera in sé. Eh, come vedete così sapete cosa dovrò fare. Devo comprare tutti gli adesivi che sono tranquillamente in vendita su internet, su Etsy, su eBay eccetera. Eh, questi li avevo rifatti io da piccola mano. Devo ricomprare tutti questi. Devo provare a cancellare eh, i segni che avevo fatto a pennarello. Tutti questi finestrini sono stati fatti da me da piccolo e quindi devo uh, togliere e rimettere gli originali questo ah non me lo ricordavo questo è molto rovinato però fa parte sempre del set di adesivi quindi devo togliere gli adesivi e mettere quelli nuovi anche questo non mi piace molto che sfora nella parte grigia quindi proverò a toglierlo poi come vedete la parte gialla è molto sporca proverò a dargli una pulita qui c'è una maccatura che magari con la vetroresina proverò a sistemare qua anche qui c'è una scritta della mia fantastica calligrafia non è mai cambiata eh, da quando avevo sei anni eh, eccetera eccetera la parte più rovinata chiedo aiuto anche a voi è questa perché ho usato la colla attac per fissare. Il diciamo il, come si dice la lettone, la visione, non so come si chiama perché è qui è rotta. Quindi ho già trovato il pezzo di ricambio. Ma qui comunque dovrò trovare il modo di eh, pulirlo. Anche il tettuccio è molto graffiato, ma non andrò certo a rovinare la firma di Kevin Eastman. Quindi mi limiterò. A non toccare il tettuccio. Anche qui, chiaramente dovrò sostituire gli adesivi. E poi insomma, non è un grosso lavoro. Ho fatto di peggio. Sistemato eh, molto peggio l'auto la, dei Ghostbusters. Tra l'altro, l'auto dei Ghostbusters, essendo bianca, periodicamente va di nuovo riverniciata perché diventa gialla ma al di là di questo è un lavoro che si può fare, un lavoro che ho rimandato per tantissimo tempo ora non posso più rimandarlo, quindi riapriremo un pochino la rubrica giocattoli dove tra l'altro segnerò anche questo, questo video e vi mostrerò magari i progressi fatti ma ora bando alle ciance parliamo anche proprio della fiera in sé sono stata la mia prima fiera in Umbria con, per chi mi segue su Instagram ho fatto un piccolo, eh, diciamo, video racconto, anche se io non sono bravo, non sono costante. Il tempo è stato anche avverso nel senso che pioveva, quindi non, non ho potuto neanche mostrarvi troppo le tappe esterne. Eh, la stanchezza poi ha giocato, la stanchezza e l'emozione, dopo che ho visto Kevin Eastman, hanno giocato un ruolo importante nella mia non continuità nel filmato, però eh, grosso modo... Ci siamo avventurati eh, appunto per questa fiera usando eh, i fantastici mezzi eh, attuali che sono appunto il Flixbus, potevamo anche usare il treno, scegliete voi il mezzo che preferite per la prossima edizione. Eh, ci siamo fermati a Bologna, abbiamo pranzato in un fantastico ristorante tipico e poi siamo arrivati alla sera ad Assisi. Eh, Assisi tra l'altro che abbiamo visto toccate fuga e spero proprio di ritornarci a vederla con calma. Eh, poi appunto ci siamo avventurati in questa fiera che alla sua prima edizione, devo dire, è stata organizzata davvero davvero bene. Non avevo molti dubbi, perché a un certo punto tra le varie presentazioni hanno coinvolto il patrocinio del comune. Il comune di Bastia eh... Scusate, non si possono fare le battute sui patrocini e nelle fiere, è passato abbastanza tempo. Hanno coinvolto il patrocinio del comune, quindi si sentiva l'aria di una fiera organizzata in modo molto importante. Quindi non avevo molti dubbi a riguardo. Posso dire che l'organizzazione delle firme di Kevin Eastman, così come l'avevano pensata, ha un attimino, eh, non lo so, eh, è stata un attimino sforata come ci si aspetta da ogni firma copie. Però è stata sforata in positivo, nel senso che eh, mentre... Può capitare loro hanno annunciato che Kevin Eastman avrebbe iniziato il firma copie dopo l'inaugurazione eh, ufficiale della fiera. Kevin Eastman, gentilmente, ha iniziato prima a firmare, ma perché c'erano già delle persone in coda, quindi voglio dire, eh, le persone in coda sono impossibili da, da fermare, una, non, non si può diciamo sciogliere una fila che si crea spontaneamente. E, e quindi beh, Kevin Eastman, diciamo, si è portato avanti col lavoro con mia somma gioia, dato che. Io ho approfittato, mi sono subito messo in fila, avrò avuto davanti eh, 40 persone, ho anche conosciuto eh, Oliver, uno, eh, de delle persone, una delle persone che eh, ho il piacere che mi segua eh, su sul canale, quindi ho fatto amicizia anche con una... Eh, non mi piace dire follow, credo, con una persona che ama come me le tartarughe ninja, che ama questo mondo, che aveva come me eh, le, delle cose da far fotografare, eh, ci siamo conosciuti, è stato molto bello, eh, e siamo appunto approdati di fronte a Kevin Eastman a una velocità abbastanza... ragguardevole, io avevo già messo in conto di vedere solo Kevin Eastman all'Umbria Con, eh, avevo già messo in conto di non fare nient'altro, invece alle... 11.30 circa io ero completamente libero, organizzato molto bene, tutto quello che avevano detto riguardo il firmacopie è stato praticamente rispettato. Appunto, e dove non è stato rispettato, è stato migliorato. L'unica cosa, ecco, c'era da. Um, le firme, eh, le foto avevano un costo, lo avevano, avvi avevano avvisato questa cosa, eh, non è stato detto espressamente, però basta un attimino arrivarci magari se nella prossima edizione volete dirlo per sicurezza perché non tutti so nascono sgamati eh, va da sé che in uno stand eh, si debba pagare in contanti tutto lì fondamentalmente proprio perché è, è, è impossibile quindi io ero già premunito sapevo già cosa volevo quanto volevo e mi e avevo i soldi alla mano chi non li aveva, come una persona che era dietro di me fortunatamente ha trovato eh, il Bancomat all'interno della fiera quindi tutto eh, perfetto Kevin Eastman oltre ad autografarmi questi due giocattoli che vi ho mostrato ha anche autografato il primo numero delle tartarughe ninja, quello storico mi ha anche scritto Kawabonga Kawabanga, e gli ho, scr gli ho chiesto io di, chie di scrivermi a Fabio e ovviamente che L'ultima sua fatica, l'ultimo Ronin, non disegnato completamente da lui, ma era una sua storia delle origini. Cioè, quando era nato il progetto Tartarughe Ninja, dopo un po' di anni che, che faceva successo, lui e Peter Laird avevano eh, pensato a un ipotetico finale. E qualche anno fa è stato pubblicato di recentissimo è stato poi pubblicato anche in italia è stato per un po di anni solo in versione inglese questa è la versione italiana e anche qui senza che glielo chiedessi mi ha scritto a ah, Fabio e sono molto 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 contento eh, se avete notato per chi è esperto che manca il dudolino che fa lui eh, diciamo che aveva un'altra cifra e non mi interessava mi interessava la firma mi interessava conoscerlo fondamentalmente e soprattutto mi interessava avere i giocattoli firmati e potete capire che avere il dudolino su un giocattolo non ha molto senso, proprio per ragioni di spazio. Mentre eravamo in coda per eh, aspettare di incontrare Kevin Eastman, siamo stati allietati, al di là che la coda non era assolutamente pesante, eravamo una grande famiglia di fan, ma siamo stati allietati da, dal panel di Caverna di Platone, di Domenico, che saluto, eh, che tra l'altro non ho salutato in fiera, io ho sempre questo vizio di, di non, non propormi, di non... <ride> di non disturbare, però ecco, ci tengo a dirlo, non vorrei sembrare un malcagato, non vorrei sembrare eh, schivo, comunque Caverna di Platone sa che comunque lo, lo seguo da, da una vita. E non l'ho salutato, però uh, approfitto per ringraziarlo del suo panel appassionato su Dragon Ball, eh, su Dragon Ball Super, su quello che è stato Dragon Ball Super all'uscita per noi che non avevamo mai vissuto l'esperienza dell'attesa dell'episodio quando c'era la programmazione Mediaset, mentre con Dragon Ball Super eh, e le puntate in contemporanea dal Giappone è stata di nuovo una grande famiglia eh, seguire insieme questo cartone, questo anime, scusate. E insieme a lui, insieme a, a Cavana di Platone, ho avuto il piacere di seguire altri ospiti, toccate fuga proprio per Dario Moccia perché non lo seguo così tanto e stava parlando appunto del mondo delle carte, un altro mondo dell'ambito nerd che a me è abbastanza sconosciuto fortunatamente per le mie tasche, per il mio portafoglio, quindi l'ho giusto seguito un poco. Eh, ho avuto il piacere di ascoltare Maccio Capatonda, un altro ospite per cui sarei andato molto volentieri all'Umbrecon se già non ci fosse stato Kevin Eastman. Abbiamo ho incontrato sempre un altro panel, Immanuel Castro e Romina Falconi, che non hanno fatto un concerto, hanno proprio fatto un panel eh, sull'importanza dell'essere freak, è stato bellissimo ascoltarli, è sempre un piacere eh, ascoltare Immanuel Castro, è sempre un piacere ascoltare Romina Falconi, è stato un piacere ascoltarli insieme, forse è stata la prima volta che li ho ascoltati parlare dal vivo insieme e hanno davvero una, una sinergia. Eh, fantastica e io spero di avere eh, la stessa sinergia per così tanti anni con gli amici eh, del cuore e con le persone che amo è davvero bello vederli parlare assieme l'intervistatore eh, come lui stesso ha detto era superfluo perché si facevano le domande a vicenda e portavano avanti il discorso è stato davvero interessante eh, come Ogni fiera che si rispetti l'Umbria non si è fatta mancare i due idoli canori eh, che ci accompagnano eh, in queste fiere che suggellano queste fiere Cristina Davena il sabato e Giorgio Vanni la domenica. Cristina Davena eh, non, non siamo rimasti fino all'ultimo per ascoltarla perché volevamo vedere anche un pochino Assisi. Eh, però la conclusione col Giorgione ce la siamo goduta quasi tutta, anche lì poi dal momento che non eravamo con i nostri mezzi eh, abbiamo preferito avere un mezzo per essere riportati a casa però è stato davvero bello eh, una prima edizione fatta in questo modo so che molti di voi amano i video acquisti io ovviamente ho acquistato le firme di Kevin Eastman abbiamo acquistato il gioco in scatola di ritorno al futuro che non ho qua fisicamente ma ve lo metto qua Uh, qua in descrizione, dal Fantasia Store, che magari taggo qua sotto. Uh, era super scontato, l'abbiamo provato, è molto molto interessante. Approfitto per chiedervi di farmi sapere se sareste interessati a una rubrica dove uh, facciamo dei giochi in scatola, dove giochiamo dei giochi in scatole in live, dove magari li presentiamo uh, nei video, fatemelo sapere. Si parla di progetti molto futuri, però fatemi sapere se la cosa vi potrebbe interessare. Eh, e poi ho preso un'altra cosa che è un libro gioco d'avventura, di ruolo, non so come descriverlo, di Labyrinth. Non l'ho ancora aperto. Faccio l'unboxing insieme a voi e vi mostro un attimino questa bellezza. Ovviamente, se siete fan degli anni '80, Presumo di sì, perché se siete nella rubrica Tartarughe Ninja lo siete e siete fan di Labyrinth dovreste prendere anche solo questo libro, che non è molto economico, eh, però penso che valga ogni centesimo di quello che ho pagato. però lo dovreste prendere anche solo per la copertina sotto, perché è il libro che c'è nel film. Il libro è un libro game, ma non nel senso di libro game, è semplicemente un gioco di ruolo. Ma non è il manuale del, del master fondamentalmente, è giocabilissimo. Aprendo il libro ci sono i due dadi con i barbagianni del re di goblin, ci sono le regole, ci sono dei segnalibri, ci saranno delle stanze e mano a mano, lo sto guardando con voi dallo schermo eh, non l'ho ancora, lo, lo sto facendo vedere a voi prima che vederlo io. Pensate quanto siete fortunati. E mano a mano che si va avanti ci sono dei segnaliberi che aiutano anche eh, la... il procedere della storia. Molto, molto interessante. Non vedo l'ora di giocarci, di provarlo. E rilancio l'invito: se vi potrebbe interessare vedere una partita in live in futuro, scrivetemelo qua sotto nei commenti che si potrebbe portare avanti un progetto simile. Complimenti ancora a tutto lo staff, all'organizzazione dell'Umbrecon, eh, del... non ho mai visto una fiera, a parte Lucca Comics, che però è più che una fiera, è una roba dispersivissima in tutta la città, ma in una fiera dentro dei padiglioni non ho mai visto una segreteria eh, che era sempre pronta a darci eh, le risposte che cercavamo. Tutti... Quelli dello staff sono stati gentilissimi, tra l'altro. Ho scoperto di avere preso una giacchina dello stesso colore di quelli dello staff. Fortunatamente nessuno mi ha chiesto informazioni. Ehm, sono stato davvero contento per quello che hanno scelto di portare nella loro prima edizione. Ehm, rispetto a tante fiere, senza fare nomi, eh, che sono uguali da vent'anni, che portano sì sempre un mercatino dell'usato e del nuovo, di fumetti, ma non hanno ospiti. Ehm, una prima edizione che porta così tanti ospiti nazionali e internazionali, tanti panel, tanti corsi, c'era il corso di origami, c'era eh, il corso eh, di... Anche di sushi, se non sbaglio, non <ride> vorrei dire una stupidata. Eh, ah, soprattutto c'era, non è parte della mia infanzia, però ci tengo a dirlo: c'era Milo Cotogno della Melevisione. Quindi chi è più giovane di me, probabilmente di chi segue questa rubrica, ha potuto eh, ritornare bambino vedendo dal vivo Milo Cotogno, Lorenzo Branchetti, che interpretava il secondo. Elfo del, no, scusate il secondo folletto del Fantabosco dopo il famosissimo Tonio Cartonio Danilo Bertacchi se non ricordo male non essendo stato bambino durante la mia visione sto andando un po' a, a, a fiducia della mia memoria comunque è stato bellissimo incontrare tutti anche vedere l'emozione di altre persone di fandom che io non conosco mi ha comunque coinvolto perché è stato davvero molto 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 bello grazie ancora all'Umbriacom. Io non so se tornerò l'anno prossimo, visti i chilometri che ci separano, a meno che non mi riportate di nuovo Kevin Eastman, <ride> però eh, l'intenzione, la voglia c'è, perché l'atmosfera che si è sentita è stata davvero, davvero positiva, quindi complimenti ancora e speriamo di incontrarci di nuovo l'anno prossimo. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video, che è stato molto lungo, ma... Ve lo dividerò assolutamente per le parti che vi interesseranno e come sempre con l'inchina e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video che come avevo già promesso eh, settimana scorsa sarà su Calia, scusate se non l'ho ancora eh, pubblicato ma do priorità all'Umbria con dato che presto inizieranno altre fiere, magari vi dimenticherete di questa fiera che invece è da tenere molto presente tra la, il panel di fiere che ci sarà in futuro. Grazie ancora, arrivederci.